È il giorno dello sciopero nazionale della scuola, ma il tema a livello locale si incastra con quello della sicurezza degli istituti dopo l'incidente che ha costato la vita al piccolo Tommaso di soli 4 anni all'asilo Primo Maggio. Oggi i piccoli sono rientrati a scuola con il supporto degli psicologi in altre due strutture scolastiche per evitare ai bambini ulteriori traumi. Un rientro tutto sommato sereno, ha spiegato il papà di una bambina che non sa che il piccolo Tommaso non c'è più, grazie a psicologi ed insegnanti, e che ha mandato un grande abbraccio alla famiglia di Tommaso. Non tutti i bimbi oggi sono tornati a scuola. Tornando allo sciopero nazionale in piazza, CGIL, CISL, Will, SNAZ, GIL De Anief. Lo sciopero ha avuto un'adesione alta e le ragioni della protesta, secondo i sindacati, sono motivate. Una formazione per pochi finanziata col taglio degli organici. Si umiliano i precari con un nuovo sistema di reclutamento negando l'abilitazione. Il contratto è scaduto da 3 anni e per il rinnovo contrattuale le sigle chiedono un investimento serio. Le risorse non bastano. Ma ci sono anche famiglie che questa mattina, non sapendo dell'adesione, hanno protestato perché costrette ad organizzarsi per riportare i figli a casa all'ultimo momento. Un decreto legge quindi agisce in maniera unilaterale e senza nessun confronto su materie che sono invece di natura contrattuale. E nel merito perché non stabilisce, come ci aspettavamo, risorse per il rinnovo contrattuale, per un contratto cioè di categoria che è scaduto ormai da più di 3 anni, ma dà vita ad un sistema di valorizzazione professionale con premi una tantum a discrezione di un ipotetico comitato di valutazione, e la cosa più peggiore è che questi premi una tantum saranno finanziati con i tagli all'organico potenziato, i tagli alla card docenti e addirittura ai pensionamenti. A livello locale il tema della sicurezza è in primo piano dopo l'incidente, mentre il comune convoca i presidi attraverso la commissione garanzia. Le voci che si sono levate sono tante, perché purtroppo ci si ricorda della sicurezza solo quando accadono simili tragedie. Miriam Del Biondo, sindacalista della CGIL, ha scritto proprio su questo tema una lettera aperta. Poco o niente è stato fatto per la sicurezza degli istituti scolastici. Le risorse sulla scuola vadano anche alla sicurezza. Viviamo in una città che non ha mai iniziato la ricostruzione post-sismica. La mancata ricostruzione dell'edilizia scolastica all'Aquila rappresenta veramente come dire, una mancata occasione per diventare in qualche modo modello esemplare di edilizia scolastica.